Lunedì 30 gennaio, con la presenza del prefetto Giuseppe Forlani e l'amministrazione comunale, all'Istituto Scolastico GAD di Fornovo è stata celebrata la giornata della memoria. Due ore con gli studenti dell'Istituto Superiore e degli alunni della terza media Zuffardi per capire il messaggio teatrale e il ricordo di Lina Labadini di Varsi. L'ombra del silenzio del gruppo Panterei di Vicenza, iniziato con la poesia di Primo Levi e i disegni dei bambini cavi di Terezin, ha ripercorso la drammatica ascesa del nazismo in Germania, riproponendolo ai nostri giorni in uno scenario né onirico né fantasioso. Dagli allarmi di Anders e Bauman a un'Europa di oggi piena di disuguaglianze e populismi emergenti, dove è confuso e nebbioso il confine tra bene e male, ne esce un'esortazione a far uscire il coraggio che c'è dentro ad ognuno di noi per condannare senza remore la follia del XX secolo, quella di voler estirpare ad ogni costo la razza semita. Una follia, quella della Shoah, che potrebbe ripetersi sotto altre forme, come ha ricordato il prefetto, citando il libro di Elena Loventhal, dal provocante titolo ma non troppo, Contro il giorno della memoria, per chiedere il diritto all'oblio. E tutti pensiamo che sia un problema che riguarda gli ebrei. In realtà, come è stato anche detto, è un problema che alla fine riguarda tutta l'umanità. Riguarda l'umanità nel momento in cui si identificano delle categorie di persone che in quanto tali diventano oggetto della persecuzione. La lettura dei ringraziamenti di Liliana Fargion al paese di Varsi, avvenuta lo scorso novembre per aver salvato la sua famiglia. La mia gioia, perché questo giorno tanto atteso finalmente è arrivato. La casolare dei cordani, dove una sera vennero a cercarci fascisti, e non facendo in tempo a nascondersi, rimanendo impietriti dal terrore al primo piano. Che fanno onore al genere umano e fanno sperare in un mondo migliore. Grazie Massi. L'aula magna dell'istituto ha trattenuto il respiro nell'ascoltare il commosso ricordo di Lina Labadini, il cui padre Francesco è stato recentemente insignito della medaglia d'oro di Giusto tra le Nazioni per aver salvato insieme ad altri la famiglia ebrea Fargiò. Erano due giovani che mi facevano un peccato. Io avevo 8 anni. Si chiamavano Angelo e Clemente. Col magico computer ho digitato caso proprio nei giorni della memoria. Clemente Fargione. Dopo le ho scritto una bella lettera, scritta col cuore, perché il desiderio di mio padre, l'ultimo, che era quasi morto, era di rivedere la famiglia Fargione.